Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Spider-Man 2 e in questo video andremo a sbloccare il trofeo antigravità, che consiste nell'eseguire 30 acrobazie prima di toccare terra. Per cui ora fate semplicemente quello che vi mostro nel video, vi faccio vedere come si sblocca e a fine video vi spiego bene come farlo. Intanto vi faccio vedere lo spezzone in cui io l'ho sbloccato. Non serve assolutamente nessun requisito, potete essere in qualsiasi punto della storia, ovviamente. E l'importante è trovare una zona dove ci siano diversi palazzi in maniera tale da passarci in mezzo senza troppi problemi e senza rischiare di cadere per terra, appunto, perché magari non troviamo un appiglio. Per cui aprite la mappa. Trovate una via qualsiasi, andrà benissimo anche questa, per esempio. Qui si passa in mezzo, state qui in mezzo e con il grilletto inferiore destro vi potete attaccare tranquillamente ai palazzi e poi con il quadrato fate le acrobazie e con la levetta sinistra muovete appunto o Peter o Miles, non cambia, potete utilizzare tutti e uno dei due, non cambia assolutamente nulla. E muovendo la levetta andrete a fare delle acrobazie, per cui più in alto andrete, più acrobazie potrete fare. Ci vorranno veramente pochi secondi per andare a sbloccare questo trofeo. Voi attaccatevi appunto ai palazzi e poi col quadrato e con la levetta vi muovete. Ve lo mostro e a fine video ve lo spiego ancora meglio. E in questo modo, giovani, riuscirete a sbloccare antigravità. Alla fine è molto molto semplice, quindi semplicemente vi basterà mettervi in mezzo a una via dove ci sono numerosi palazzi, come ho fatto io, e dovrete semplicemente attaccarvi utilizzando il grilletto inferiore destro, quindi in questo modo vi attaccate ai palazzi con la ragnatela. E quando siete su, spingete il quadrato e muovete la levetta analogica a sinistra e fate tutte le acrobazie che volete. Poco prima di cadere, di nuovo spingete il grilletto inferiore destro, la levetta, buonanotte, e fate appunto le acrobazie in questo modo qui. Dovete solo stare attenti a non toccare palazzi e non attaccarvi da nessuna parte. Per cui, ripeto, per l'ultima volta, vi attaccate con il grilletto inferiore destro, quindi con R2, lasciate R2, tenete premuto quadrato, muovete la levetta sinistra per fare le acrobazie. E dopo qualche acrobazia, vi attaccate nuovamente a un palazzo con R2. Mi raccomando, non toccate altre cose nel mentre, non cadete a terra, altrimenti non vi vengono contate le acrobazie e non vi verrà dato il trofeo antigravità. Detto questo, giovani, per questo video, come al solito, è tutto. Ringrazio, come sempre, tutti gli abbonati, tutti i super grazie, tutti quelli che lasciano like, gli iscritti, i commenti, le condivisioni, chi attiva la campanella, chi si unisce al gruppo Telegram, chi utilizza il link di Amazon Prime, non lo diciamo sempre, ma grazie veramente di cuore per il supporto che ci date anche attraverso il link che trovate in descrizione e nel primo commento. Detto questo, grazie mille e alla prossima.